Io non so che non ce l'ho più. Vabbè. Noi domenica ci siamo. Ciao a tutti. Buonasera, ciao. Buonasera. Non ci siamo. Allora, ci sono, abbiamo la star Francesco, il Grisi, l'orrenda visione e la Fini che si tiene in disparte. No, spostati, io sto indietro, puoi metterti davanti a me. Aspetta, che in diretta, figura orrenda in diretta. Aspetta che vado. Vai, vai, di là. Mi devo spostare. Dovrei venire così, ma lo sposto. Provo a spostarti un attimo lì. Urca! Diversi bestiali. Che bei disumane fie. Presenze! Che bei fie! Ma una volta! Sì, fortuna che ci sono le mascherine! Gli occhiali! Eccoci qua! Io per la prossima volta vengo con Colbacco anche. Devi salutare tutti come tuo solito. E come ogni sera, buonasera! Solo al giovedì però vale questo. Solo sì, giovedì, sì. Come rischia tutto. Noi ricordiamo che arriviamo prima del rischia tutto. Siamo la generazione del rischia tutto. Sì, infatti. Io vivo nel ricordo del professor Inardi. Inardi. Massimo Inardi. Quello era un genio. Era di Rimini, no? Sì. Era la versione paragnosta di Alessandro Barbero. Io sono Maria Bonarda, moglie di Ugo Barbero. Sì, esatto. È un uomo scappato. L'aiuto. Ma Bonarda mossa o Bonarda ferma? Ma un po' mossa. Allora, oggi inizia a fini, perché poi noi siamo pesantissimi. Noi abbiamo delle pesantezze. Se portate, Ma è andata adesso. Il libro, oggi parleremo, noi pesanti, di un libro uscito oggi. Ma basta, dai. Io mi sono portato indietro un po' di libri da settimana scorsa. Uno è tutta la settimana che gira quel libro sotto braccio. Completamente. Non posso dire, ho le foto. Uno si intitola In scena, della Reinhard Hegelmeier. Ne avevamo parlato la settimana scorsa, perché parla di teatro. Ah, è un libro che viene consigliato ai ragazzi, tendenzialmente alle ragazze, per questa cosa per cui le ragazze delle scuole medie incominciano a leggere più dei ragazzi, per cui ci sono più lettrici che lettori, i lettori che ci sono più. La particolarità è che ha vinto Will Eisner perché è un romanzo a fumetti, o come viene definito adesso una graphic novel, questa cosa per cui devi dare un nome diverso a un fumetto. È un fumetto che parla di una ragazza e delle sue passioni. Fondamentalmente è un ragazzo. Lei si mette a questo ragazzo in maniera molto diretta, molto, molto piatta, e quindi si porta tutta una serie di forze nell'allestimento di uno spettacolo, di un musical che la scuola sta preparando, lei in quanto attrezzista e costumista. Ci mette tantissimo, ma in realtà è per stare e condividere il tempo con questo ragazzo che le piace tantissimo e con un gruppo di amici con i quali cresce e si forma. Bisogna tenere presente che nelle scuole anglosassone americane e statunitensi non c'è la classe, non c'è il gruppo fisso, e queste passioni diventano vincolanti per crescere poi nel formarsi, nell'amicizia, è quella che i club, i circoli diventano trasversali. Il libro ha un livello di narrazione non solo per ragazzi, inizia con un overture e il teatro viene ripreso in quello che non è la parte attoriale, per cui c'è il sipario, c'è il
il direttore dell'orchestra, ci sono gli orchestrali, gli strumenti, c'è il biglietto che per invitare a entrare, e nel momento in cui la musica inizia vengono ripresi in una sequenza completamente muta, senza balloon, gli attrezzisti, quindi il tecnico luci, quelli che muovono il sipario, i veri e propri attrezzisti, e quando si solleva il sipario non compaiono gli attori ma le figure, i personaggi. Ed è solo con l'atto primo che questi personaggi prendono vita e inizia la storia. Una storia che è di passione e diventa poi passione teatrale, cioè quella che era una passione veicolare, che è il teatro per stare con gli altri, invece diventa viceversa, si rovescia completamente, scusa, non viceversa, sì. La situazione finale è a sorpresa, con dei colpi di scena veramente straordinari, con una sequenza, con una capacità di raccontare per sequenze delle situazioni che sono molto... Età per questi, dice... Ma dalla seconda media in su, io mi sono divertito tantissimo, e ti assicuro, non sono di seconda media, come tu sai. Se facessimo la media, magari il due viene fuori. Sì. Mentalmente tra tutti e tre, riusciamo a superare la quinta elementare. Tu non hai fatto il Leonardo da Vinci. Io ho fatto il Leonardo da Vinci. Io ho fatto Leonardo da Vinci. Tutte sezione S. La G. Aiaia. Non era femminile, cara. Forse sì. Sì, la S è femminile, la G era gay. Lo dirò. No, lo sanno. Questo mi ha fatto scatenare tutta una serie di idee rispetto al fumetto, e figurati, ha un'idea che mi ha suggerito Andrea Valente. Aiuto. Sì, è un tuo amico. No, io non lo conosco, me l'hai presentato tu. Togliti la mascherina quando devi parlare, che non ti la senti. Colpa è sua, io Andrea, te lo disconosco. Ed è esattamente come riesci nei fumetti a rappresentare suoni e movimenti con l'illustrazione statica, non con il cartone animato, cioè come a un certo punto puoi dare i movimenti. Questo è uno dei libri classici, si intitola A caccia dell'orso, è di Michael Rosen, e tra l'altro se vi capitasse di cercare Michael Rosen in YouTube, lui è uno dei volti della BBC in cui insegna un inglese straordinario, tra l'altro è uscito adesso per Mondadori con In cammino, che è una raccolta di poesie per non solo ragazzi, in cui lui raduna in quattro parti le poesie dedicate al fatto che la poesia è per sua definizione migrante, e recupera la storia della sua famiglia che si è trovata durante la Seconda Guerra Mondiale profughi polacchi a Londra, la storia di lui che è dovuto crescere in questa situazione di spaesamento dove le tradizioni familiari erano in conflitto con il contesto nel quale stava crescendo. Lui si sentiva sempre in difetto, sempre di dover dimostrare. Il suo inglese è straordinario, cioè da BBC ha una pronuncia. Ha fatto il Leonardo anche lui. Sì, però la sezione B. Perché la A la BBC. La BBC. La caccia dell'orso è uno dei classici, e inizia con questa famiglia stereotipata: papà, mamma, bambino, bambina, cagnolino, gattino, tutto quanto, che è a caccia dell'orso andiamo, di un orso grande e grosso, ma che bella giornata, paura, non andiamo. E di volta in volta incontrano vari ostacoli che si frappongono in questa caccia. Disegni splendidi, a tratto veramente belli. Un campo di erba frusciante, non si può passare sopra, non si può passare sotto. O no, ci dobbiamo passare in mezzo. E qua inizia. Svish, svush. E questa è l'erba. E poi quando trovano la palude è splash.
e seguito, quando incontrano la melma, squelch, squalch, squelch, squalch, squelch, squalch. Quando passano in mezzo al bosco è scric, scroc, scric, scroc, scric, scroc. E seguono così tutti i rumori che accompagnano l'avventura, accompagnano il racconto, e ovviamente non sono parole, sono rumori, sono suoni, sono qualcosa. Ma i disegni bellissimi. Non è semplice dare, indicare un rumore, indicare un movimento con qualche cosa di statico. Da questo punto di vista Chris Houghton in Oh No George ci è riuscito tantissimo, proprio togliendo, cioè non c'è bisogno di aggiungere, devi togliere, è il lettore e il narratore. Se tu disegni tutti i passaggi non funziona, soprattutto col bambino, perché se tu nella stessa pagina disegni il gatto che cade, come nelle famose fotografie, quello del fotografo della prima fotografia cinetica, che delle varie quello del cavallo. Sì, quello del cavallo, dell'uomo che corre, il gatto che cade, e il ma per tutto, no, quello, no, quello, no, dell'Iris, no. La legge Muybridge. Quello che lui vede non è un gatto che accade, ma tanti gatti che costruiscono, non in movimento, che costruiscono una torre, che sono appoggiati uno all'altro. E le parole che portano a una sonorità e che non hanno una definizione, sono negli arbitri illustrati, sono tantissimi. Ad esempio, diventano anche titolo. Questo fa impazzire un libraio nel momento in cui deve ordinare. È come se lo dici. Tutti in male, scusi, vorrei quel libro. Soprattutto quando abbiamo iniziato a fare i librai noi, che facevamo gli ordini via telefono. Oh. Vorrei una copia di. Cosa hai detto? Sì, sì. Ma perché devo tacere? E questo è tutto un libro composto solo di suoni, per cui tic tac, tic tac. E tutti i libri in fondo sono fatti solo da suoni. Grat, grat, bla 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 bla, ding, cucina, trac, miau, su, eccetera, eccetera. Questo è qua. Hanno evitato i rumori del bagno, quelli del bagno. C'è solo un frusci frusci. È un classico esempio di anti-silent book. Anti-silent book. E l'altro è, ad esempio, un titolo impossibile, è questo. Un'unica lettera e tre puntini di sospensione per rendere l'idea della sequenza. Questa è sul battito di ali di una farfalla, di quello che può creare. La farfalla farà cadere un petalo dal fiume, non toccare la farfalla, se tocchi la farfalla farà cadere un petalo, e il petalo cadrà su uno scarabeo che perderà la sua palla di cacca, e la palla di cacca cadrà nel fiume, e il fiume salirà fino a far crollare la diga, e la diga crollerà e l'acqua inonderà la galleria di una talpa che si precipiterà verso l'uscita, e l'uscita sarà bloccata da un ciuffo di peli che la talpa morderà con i suoi dentoni, e i dentoni della talpa mozziccheranno il sederone di un orso che, svegliato di soprassalto, correrà più non posso, e l'orso taglierà la strada alla carovana di un circo che mancherà la curva, e la talpa, l'orso, la carovana precipiteranno giù per la discesa, travolgendo tutti, tutto, sassi, alberi, automobili, palazze, case, e stop, prometto, non toccherò la farfalla e prenderò questo fiore per te. Bello, bellissimo. Bellissimo, bellissimo.
è uscito anche invece un bellissimo libro su, cioè interessantissimo libro su questo scarabeo dei funghi, pubblicato da Exorma, ma racconta proprio tutta la storia del rapporto di simbiosi tra lo scarabeo e il fungo. Sì, poi intervengo su di voi. Allora, oggi è uscito un libro che si intitola La notte di San Valentino. Questo libro, io devo ringraziare mia moglie, che l'ha letto ormai un mese e mezzo fa e che me ne ha parlato in termini entusiastici, con un'analisi bellissima, e devo ringraziare una casa editrice verso la quale ho un passion molto favorevole, che è Ponte alle Grazie, perché pubblica secondo me dei libri notevoli. Questo è uno dei primi libri che Ponte alle Grazie fa uscire dopo la morte di Luigi Spaglio. Questo libro, La notte di San Valentino, è un libro anche molto duro, perché parla di uno stupro di una ragazzina messicana di 15 anni, che si chiama Gray, che avviene nel 77 nel desolato occidente del Texas, nella città di Odessa, dove però arrivano le grandi trivelle che trovano il petrolio. Quindi la città improvvisamente inizia a brulicare di persone, di attività, di commerci, di prende vita. Questo romanzo è un romanzo che è stato paragonato ai romanzi della Strout, è stato paragonato un po' anche a troppi autori, ed è un romanzo che si potrebbe definire un romanzo femminile, perché poi c'è un'altra figura che si chiama Mary Rose, che è la donna che accoglie e dà ricetto a Gray, rinunciando alla propria famiglia. Ma questo romanzo, che si potrebbe definire, che si può definire romanzo femminile, in cui le donne capiscono che per emanciparsi devono fare politica, stiamo parlando di 50 anni fa, entrare in politica, lottare, ma devono fare anche una cosa, prendere la pistola in mano. E questo fa sì che il libro della Westmore, oltretutto è un debutto uscito proprio immediatamente i giorni seguenti allo scoppio della pandemia, ma è entrato subito tra i libri selezionati dal New York Times, ha un ritmo epico che ricorda Cormac McCarthy, paradossalmente, quindi al femminile, ma con un ritmo epico. E la Westmore dice che lei ha la necessità di scrivere onestamente sul veleno della sua città natale nel Texas, che non poteva scrivere un romanzo su Odessa senza fare i conti con il razzismo e la xenofobia a cui avevo assistito crescendo e che permane sino ad oggi. E questa è una cosa, leggo quello che lei dice in un'intervista, e questa è una cosa complicata da scrivere, perché la tentazione a volte, penso, è credere che le persone che dicono e fanno cose razziste, che sono razziste, siano interamente definite da quel terribile peccato. Quando infatti chi di noi è cresciuto in tali luoghi conosce queste persone anche come vicine di casa, amici, collaboratori, le conosciamo anche come madri e padri, come fratelli amati, come insegnanti e come allenatori, li conosciamo anche come persone che stanno facendo del loro meglio per pagare le bollette
e mantenere un tetto sopra la testa come persone laboriose e rispettabili. Questa inevitabile frattura. Eppure c'è questo veleno che scorre nelle vene della comunità. Quindi il libro è straziante da questo punto di vista, ma è un libro che dà una prospettiva. Il libro ha un incipit che è l'incipit vero e proprio, ma in realtà è l'intero primo capitolo, che secondo me è straordinario e uno dei più efficaci degli ultimi tempi. E abbiamo chiesto a Francesco di leggere. Leggiamo il primo capitolo. Sì, il primo capitolo. E per poi, me, se tu vuoi... possiamo dire che le cose essenziali, sì, io le ho dette. Se hai bisogno, se chiaramente che mi si smetti di. Ma io mi... Vieni qua, vieni qua. Ok. Devi proprio coprirlo, così? No, vai ancora un po' più alla tua sinistra. Ora, qua, andiamo. La domenica mattina inizia là fuori nell'area petrolifera, pochi minuti prima dell'alba, con un giovane addetto alla trivellazione disteso nel suo furgone a dormire come un sasso, spalle schiacciate contro il finestino lato guidatore, stivali appoggiati sul cruscotto, ha il cappello da cowboy così basso sul viso che la ragazza seduta fuori sul campo polveroso riesce a vedere solo la mascella pallida. Lentiginoso e quasi glabro, ha una di quelle facce che non avranno mai bisogno di irradersi al mattino, a prescindere da quanto invecchierà, ma lei si augura che muoia giovane. Gloria Ramirez riesce a restare perfettamente immobile. È un ramo abbassato di meschite, una pietra mezzo sepolta, e lo immagina faccia in giù nella polvere, labbra e guance graffiate dalla sabbia, la sete alleviata solo dal sangue nella bocca. Quando si sveglia di colpo e si muove bruscamente contro lo sportello, lei trattiene il fiato e guarda la mascella serrarsi, il muscolo che attiva un osso dopo l'altro. La vista di lui è un tormento e gli augura nuovamente di crepare presto e che sia una morte feroce e solitaria, senza nessuna piangerlo. Il cielo si fa viola verso est, poi blu, nero, poi ardesia come un secchio logoro. Tra qualche minuto sarà chiazze arancioni e rosse, e se guardasse Gloria vedrebbe la terra allungarsi stretta sotto al cielo marrone cucito con il blu come sempre. È un cielo sconfinato, è la cosa migliore del Texas occidentale, sempre che ti ricordi di guardare. Quando sarà andata via le mancherà, perché non può restare dopo questo. Ha gli occhi fissi sul furgone e le dita iniziano a premere appena contro la sabbia, contando 1, 2, 3, 4. Cercano di evitarle mosse improvvise, di farla stare in silenzio, di tenerla tra i vivi ancora un altro giorno, perché Gloria Ramirez forse non sa molto di questa mattina, 15 febbraio 1976, ma una cosa la sa: se non fosse svenuto prima di aver smaltito la sbornia quanto basta per trovare la pistola o metterle le mani intorno alla gola, lei sarebbe già morta. 52, 53, 54. Aspetta e guarda, ascolta gli animaletti muoversi tra i rami del meschite, il sole, con la grazia piccola e regolare, si leva sopra il margine della terra e il rovente resta sospeso a est. E le dita continuano. La luce del sole rivela chilometri di trivelle, spazzatura d'area petrolifera, lepri e recinzioni di filo spinato, macchie di alberi di meschite e di erba di bufalo, in pile di calici e cataste di vecchi oleodotti, serpenti del grano, teste di rame, serpenti e sonagli se ne stanno intrecciati, respiro lento e regolare in attesa della primavera. Quando è del tutto mattina, vede una strada, e dietro alla strada vede una fattoria,
potrebbe essere abbastanza vicina da raggiungerla a piedi, ma è difficile stabilirlo. Da queste parti un chilometro può sembrare 10, 10 possono essere 20, e lei sa solo che questo corpo, e ieri lo avrebbe chiamato il mio, è seduto su una montagnetta di sabbia da qualche parte nell'area petrolifera, troppo distante dal centro urbano per vedere la cisterna con il nome della città, Odessa, dipinto su un fianco, o l'edificio della banca, o le torri di raffreddamento dello stabilimento petrolchimico dove lavora la madre. Tra poco Alma tornerà a casa da una notte passata a pulire uffici e capanni per la pausa. Quando entrerà nell'appartamento di una sola camera da letto che puzza ancora della polenta e carne di maiale della sera prima e delle sigarette di Tio, quando vedrà che il divano letto dove dorme Gloria è ancora intatto del giorno prima, Alma potrebbe preoccuparsi, forse anche un po' spaventarsi, ma soprattutto sarà irritata perché ancora una volta la figlia non è a casa dove dovrebbe essere. Gloria studia le trivelle che fanno su e giù, grandi cavallette d'acciaio sempre affamate, l'ha portata fino a Penwell, Menton, Loving Country. Perché il Permian Basin è 80.000 metri quadri della stessa solida roba e lei potrebbe essere ovunque, e le uniche cose vere sono la sete e il dolore e i sospiri occasionali dell'addetto alla trivellazione, i denti che digrignano, il corpo che si muove, lo schiocco e il ronzio delle trivelle a pochi metri di distanza da dove è seduta. Quando una quaglia della Virginia comincia a cantare il proprio nome, le suona da gentilmente inizio alla mattina. Gloria guarda di nuovo la fattoria. Una strada sterrata taglia a metà il deserto, una linea dritta che procede decisa verso un portico sul davanti della casa che lei sta già iniziando a immaginare. Forse è abbastanza vicina ad arrivarci a piedi, forse una donna aprirà la porta. Il ragazzo non si è mosso quando le dita di Gloria pigiano l'ultimo numero sulla sabbia, un tremolante 1000. Gloria volta il capo lentamente da una parte all'altra e, capendo che è soprattutto il suo silenzio che la sta tenendo viva, valuta senza dire una parola i pezzi del suo corpo per come le appaiono. Braccio. Ecco un braccio, un piede. L'osso del piede è collegato a quello del calcagno, pensa. E quello del calcagno è collegato all'osso della caviglia. E laggiù, sul terreno, accanto alla piattaforma di trivellazione di legno, c'è il cuore. Volta il capo di qua e di là, raccogliendo il corpo, coprendolo con i vestiti che giacciono strappati e sparpagliati l'intorno, come se fossero spazzatura, ignorata e accantonata. Anziché la sua maglietta nera preferita, i jeans che la madre le ha regalato per Natale, il reggiseno e le mutandine coordinati che ha rubato da Sir. Sa che non deve farlo. Ma è arrivato il momento di andare. Gloria non riesce a evitare di guardare l'addetto alla trivellazione. Ciuffi sottili di capelli biondi sbucano da sotto la testa di feltro, il suo cappello da cowboy, magro e robusto, ha solo qualche anno più di Gloria, che ne compierà 15 l'autunno prossimo, se sopravvive a questa giornata. Adesso il petto del ragazzo sale e scende a ritmo regolare, proprio come quello di chiunque altro, per il resto è immobile, sta ancora dormendo o fa finta. La mente di Gloria si muove rapida tra questi pensieri come un cavallo in una matassa nascosta di filo spinato. Il ragazzo spalanca la bocca, che si richiude di scatto da sola. A lei manca l'ossigeno e boccheggia, un pesce strappato da un lago. Immagina i propri arti disconnessi, abbandonati nel deserto per essere sbranati fino all'osso dai coyote, che ha sentito chiamarsi tra loro per tutta la notte. Immagina le proprie ossa sbiancate e consumate dal vento, un deserto pieno. E il pensiero le fa venire voglia di gridare, di aprire la bocca e urlare. E invece deglutisce e torna a sedersi sulla sabbia, chiudendo forte gli occhi per non vedere né il ragazzo né il sole che splende, il cielo interminabile. Non deve farsi prendere dal panico. Il panico è la cosa peggiore, direbbe suo zio. Quando Tio racconta una storia di guerra, e da quando è tornato a casa l'anno scorso ogni storia è di guerra, comincia sempre allo stesso modo.
Lo sai come si chiama un soldato che si fa prendere dal panico, Gloria? Un morto che cammina, ecco come si chiama. Le sue storie le finisce anche sempre allo stesso modo. Dammi retta, un soldato non si fa mai prendere dal panico. Non farti mai prendere dal panico, Gloria. Ti fai prendere dal panico e mette l'indice a mo' di pistola e se lo punta contro il cuore e premi il grilletto. Bam! E se c'è una cosa, sa per certo questa mattina, è che non vuole morire. E così pigia forti i pugni contro la bocca e si dice di alzarsi. Cerca di non fare rumore. Vai! A quel punto Gloria Ramirez, negli anni a venire il suo nome incomberà minaccioso come uno sciame di vespe sulle ragazze del posto un monito su cosa non fare, su cosa non fare mai. Gloria Ramirez si alza, non torna indietro a cercare le scarpe quando se ne ricorda, né la giacca di pelliccia di coniglio che indossava ieri sera quando il ragazzo aveva accostato al parcheggio del Sonic, un braccio che penzolava dal finestrino aperto, lentiggini sparse, capelli dorati che risplendevano sotto le luci fluorescenti del drive-in. Ehi tu Valentina, le sue parole rendevano meno brutto quel drive-in. La sua parlata strascicata lasciava capire che non era di lì, ma nemmeno di qualche posto troppo lontano. La bocca di Gloria era diventata asciutta come un pezzo di gesso. Era in piedi, vicino a un tavolo da picnic solitario. Una postazione di legno traballante in mezzo a qualche automobile e furgone a fare quello che faceva sempre il sabato sera. Starsene in giro, bere gazzose e scroccare sigarette aspettando che succedesse qualcosa. Ma non succedeva mai niente, non in questo sputo di città. Lui aveva parcheggiato vicino quanto basta perché Gloria gli leggesse addosso che veniva dall'area petrolifera, anche attraverso il parabrezza. Guance e collo erano logorati dal vento e le dita erano macchiate di nero. Mappe e fatture coprivano il cruscotto e un cappello a tesa dura penzolava dal gancio sopra il sedile. Lattina di birra vuote se ne stavano schiacciate sparse sul fondo del furgone, insieme a piedi di porco e taniche d'acqua. Il tutto si aggiungeva a un quadro abbastanza chiaro degli avvenimenti che Gloria aveva sentito per tutta la vita. E adesso lui le stava dicendo come si chiamava Dale Strickland e le chiedeva il suo nome. Non sono affari tuoi, gli rispose. Le parole uscirono prima che facesse in tempo a rifletterci, come l'avrebbero fatta sembrare una mocciosa e non la giovane donna forte che stava cercando di essere. Strickland si sporse ancora più dal finestrino aperto. La guardò come un cucciolo, gli occhi venati di rosso, bordati di occhiaie. Lei li fissò con insistenza per qualche secondo. L'azzurro diventava pallido e poi ardesia, a seconda di come il sole gli colpiva il viso. Erano i colori di una biglia sfuggente, o forse del Golfo del Messico, ma lei non sarebbe riuscita a distinguere l'oceano Pacifico dal pantano di un bufalo. E questo era parte del problema, no? Non era mai stata da nessuna parte e non aveva mai visto nient'altro che questa città, questa gente. Magari lui era l'inizio di qualcosa di bello. Se si fossero messi insieme, lui tra qualche mese avrebbe potuto portarla a Corpus Christi o a Galveston e lei avrebbe potuto vedere l'oceano coi suoi occhi. E così disse il nome. Gloria. Lui rise e poi alzò il volume della radio per farle vedere la coincidenza. Patti Smith che cantava il nome Gloria alla radio del college. Eccoti, eccoti qua, le disse, in carne e ossa. È il destino, tesoro. Stronzate, tesoro, disse lei. Quell'album lo passano ogni 2 ore dall'autunno scorso. Lei la cantava da mesi, aspettando di ascoltare l'album Horses alla radio, godendosi gli attacchi di bile della madre ogni volta che cantava Jesus died for somebody's sins but not mine. Quando Alma la minacciava di trascinare la messa, Gloria le rideva in faccia. E non andava in chiesa da quando aveva 12 anni. Stringeva la mano a pugno, se la portava davanti alla bocca come se fosse un microfono
e cantava e ricantava il verso finché Alma non se ne andava in bagno e sbatteva la porta. La sera di San Valentino il Sonic era completamente deserto, niente e nessuno, tranne la solita cameriera mingherlina e strafatta che veniva dal turno di giorno e faceva finta di non vedere gli stessi soliti delinquenti che versavano il Jack Daniels nei bicchieri di carta mezzi pieni del Dr. Pepper. La ragazza di solo due classi più grande di Gloria, che se ne stava seduta su uno sgabello dietro al bancone, azionando interruttori e ripetendo ordini, la voce soffocata dal suono pesante delle casse, e il cuoco, che di tanto in tanto lasciava la griglia e se ne stava fuori a fumare guardando le macchine che attraversavano lentamente la strada. E adesso una vecchia signora alta e dalle spalle larghe, dopo aver sbattuto la porta del bagno dietro a sé ed essersi asciugata le mani sui pantaloni, si dirigeva a passo spedito verso un furgone dove un uomo, ancora più vecchio, magro come un chiodo e calvo come un uovo, se ne stava seduto a guardare Gloria. Quando la donna salì e gli stette accanto, lui indicò la ragazza muovendo la testa leggermente in avanti mentre parlava. La moglie annuì insieme a lui, ma quando l'uomo sporse la testa dal finestrino, lei gli afferrò il braccio scuotendo la testa. Gloria si appoggiò al tavolo del picnic e infilò le mani nelle tasche della sua giacca nuova, facendo avanti e indietro con lo sguardo tra la coppia e il ragazzo, che se ne stava seduto con il braccio a penzoloni dal finestrino aperto, le dita che picchiettavano a tempo sulla fiancata del furgone. Gloria guardò i due vecchiacci discutere dentro il furgone e quando la guardarono nuovamente tirò fuori la mano dalla tasca. Molto lentamente tese il dito medio e lo sventolò in aria. «Fanculo!» mormorò. «Scendete da quel cazzo di piedistallo!» Si guardò di nuovo intorno al parcheggio del Sony che fece spallucce. Niente da perdere, tutto da guadagnare. E salì nel furgone del ragazzo. La cabina di guida era accogliente come una cucina, con lo stesso leggero odore di ammoniaca dei detersivi che restava nelle mani e i vestiti della madre quando li incasava dal lavoro. Strickland alzò il volume della musica, le passò una birra, aprendola con una delle sue grandi mani mentre l'altra stringeva il volante. «Bene, cosa vuoi sapere tu?» disse Gloria. «Mi sa tanto che ti amo», e lei chiuse il pesante sportello. Il sole incombe appena sopra le ruote del furgone quando finalmente si allontana a piedi da lui. Non si volta a guardare, se si sveglia le spara, non vuole accorgersene che il bastardo le spari alle spalle, che passi per codardo. Per quel che riguarda Gloria non si farà mai chiamare più col nome di battesimo, il nome che quel ragazzo ha ripetuto all'infinito mentre lei era sdraiata per terra con la faccia nella polvere. Ha pronunciato il suo nome ed è volato nell'aria della notte una freccia avvelenata che ha trafitto e lacerato. Gloria, scherzando, crudele come una vipera, ma non più. Da adesso in avanti si farà chiamare Glory. Una piccola differenza, ma in questo istante è grande come il mondo. Glory si fa strada nell'area petrolifera, camminando, inciampando e cadendo oltre le trivelle e la macchia di meschite. Quando striscia dentro un buco della recinzione di filo spinato e cammina in una zona di trivellazione abbandonata, un cartello dalla scritta strana la guarda dall'alto in basso, avvisandola di gas velenosi e delle conseguenze per chi oltrepassa. Ti spareranno. Quando uno sporadico pezzo di vetro o la spina di un cactus le buca il piede, lei guarda il sangue raccogliersi sul suolo duro e impermeabile e vorrebbe fosse acqua. Quando un coyote ulula e un secondo risponde, si guarda intorno cercando un'arma. E non vedendo niente, afferra con forza un ramo di meschite e lo strappa dall'albero. È la sorpresa della propria forza, sorpresa dal fatto che riesca ancora a muoversi, sorpresa dalla secchezza dolorosa che sente in bocca e in gola, e da un nuovo dolore iniziato con una piccola puntura quando prima si è alzata in piedi. Adesso si sta spostando già giù verso la pancia, facendosi rovente acuto, un tubo d'acciaio messo troppo vicino alla fornace.
Quando arriva una serie di rotaie, le segue. Quando perde l'equilibrio, si afferra alla recinzione di filo spinato e si accascia su una pila di pietre di calice disposte in una lunga fila. Studia il ghiaietto incastrato nei palmi delle mani, alla pelle il sangue del ragazzo sotto le unghie, a ricordo del fatto che ha lottato con forza. Non abbastanza, pensa, intanto raccoglie un sassolino e se lo mette sotto la lingua, come potrebbe fare zio Victor se fosse assetato e vagasse in un deserto, chiedendosi quanto sia lontana casa. A un'estremità della pila di pietre c'è una piccola lapide con sopra scritto «Fossa comune», montata su una croce di ferro. Qualche metro più in là c'è una seconda tomba, piccola e senza lapide, la tomba di un bambino, o forse di un cane. Glory si alza in piedi e si guarda alle spalle. È più vicina alla fattoria che al furgone. Il vento increspa l'aria, un dito percorre l'erba e per la prima volta si accorge di quanto sia immobile la mattina, come se anche l'erba di bufalo e la grama blu, sottili e flessuose come sono, stessero trattenendo il fiato. È un vento leggero che si nota a fatica in un posto dove il vento soffia sempre e di sicuro troppo leggero per trasportare la voce di lei fino a lui. Se parlasse, lui non la sentirebbe. Gloria Ramirez si volta e guarda in direzione del posto dove è stata. Per la prima volta da ore vuole dire qualcosa ad alta voce. Si sforza di trovare le parole, ma il massimo che riesce a fare è un piccolo grido. Il suono viene fuori rapido, trafigge la quiete e scompare. Grazie. Io trovo che sia assolutamente mamma mia, che pezzo da Bibbia, ragazzi. Mamma mia, la potenza, mamma mia. Questa è la scrittura. Mamma mia, c'è qualcosa di antico testamentale. Sì, assolutamente. Tensione di quel tipo lì. Non c'è niente, però c'è dentro una forza, una... poi il modo come l'hai detto ha dato quella teatralità dirompente. Mamma mia, bellissima, ci entri dentro, cioè una volta che lo leggi ci entri dentro e ti fai portare da lui. Bellissimo. E rapidissimo, secondo capitolo, Mary Rose, la donna che rinuncia alla sua famiglia, tutto, solo fino a scritto. Ah, un tempo credevo che una persona potesse imparare a essere misericordiosa se si sforzava al massimo a vestire i panni dell'altro, se decideva di fare tutta la fatica di immaginare cuore e mente di un ladro o di un assassino o di un uomo che porta una quattordicenne in furgone in un'area petrolifera e passa la notte a stuprarla. Ho provato a immaginare come possa averlo vissuto Dale Strickland. Perché Mary Rose fa delle rinunce, accoglie Gloria e da lì si parte per un'avventura che è quella che porterà poi a quello che è successo in America oggi, continua a succedere, no, sul bene e nel male. Questa è la forza, secondo me, quando parlavo di Norman McCarthy, della narrativa americana, che ha una forza veramente primitiva nel senso più alto del termine, nel senso classico. Sì, è vero. Noi ci vediamo giovedì prossimo, siamo in diretta o c'è qualche evento? Perché martedì è carnevale, non c'è niente. Sabato invece c'è un autore qui a fare il firma corpo e una presentazione. Sì, c'è un autore di grandissimo interesse, notevolissimo, che si chiama Pier Giorgio Pulizzi, uno dei migliori giallisti italiani, giovani giallisti italiani, cresciuto alla scuola dei Sabot di Massimo Carlotto, che ha scritto una serie di gialli, secondo me, notevolissimi,
E sono notevolissimi anche perché affrontano quello che è uno dei temi centrali di questa nazione, probabilmente, cioè la confusione tra i poteri, il potere giudiziario, il potere politico e il potere dell'informazione. Questi tre poteri, se si confondono, creano mostri e creano tremendi delitti. Io vi consiglio di venire sabato, dopo tanto tempo, dalle 10 alle 13. Dalle 10 alle 13 tutta la mattina, Pier Giorgio sarà qua, si potrà parlare anche con lui a persona, uno a uno, perché non si possono fare presentazioni, ma il libro e i libri che ha scritto, questo è il secondo di una serie, si intitola Un colpo al cuore, il primo è L'isola delle anime, ambientati sostanzialmente in Sardegna, ma non solo, merita assolutamente un grande approfondimento, perché come Carlotto ci disse, in un paese dove i giornalisti non possono fare più inchieste, dove i magistrati non possono condannare, dove i politici fanno quello che fanno, a chi resta la possibilità di indagare, di cercare di dire le cose come stanno andando, di fare un'inchiesta, a chi scrive gialli? E Pulizzi è uno di questi. Siamo durati un po'. Salutiamo. Grazie. 46 minuti. A giovedì prossimo. Arrivederci. Ciao. Buona lettura. Leggetelo, è bellissimo. C'era un suggerimento.